Buongiorno e bentrovati. Apriamo questa prima edizione del telegiornale della Sette andando subito a vedere cosa sta accadendo in Ucraina e sul territorio russo dove prosegue l'avanzamento delle truppe di Kiev. È stato dichiarato lo stato di emergenza anche nella regione russa di Belgorod e poco fa il presidente. Americano Biden ha fatto sapere che sta seguendo con grande preoccupazione ora dopo ora quello che accade ed ha aggiunto l'incursione militare dell'Ucraina in Russia sta creando un vero dilemma per Vladimir Putin. Che la situazione sia fuori controllo lo ammette anche il governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Glavkov, costretto a dichiarare lo stato di emergenza su tutto il territorio. La situazione rimane estremamente difficile e tesa, spiega, a causa dei bombardamenti delle forze armate ucraine. Le case sono state distrutte, tre civili ci sono morti e feriti. L'offensiva portata avanti dai militari di Kiev, dunque, comincia a dare i primi risultati. Il governo lituano conferma che l'operazione di Kiev ha risollevato il morale del popolo e delle forze armate di Vilnius. Mosca corre ai ripari per arginare lo sfondamento ucraino, spostando i suoi soldati dal Donbass. Secondo Putin, Kiev attacca per migliorare la sua posizione negoziale e ordina ai suoi generali di far avanzare i soldati da Kaliningrad a Kursk, mentre la Bielorussia, solido alleato del Cremlino, manda rifornimenti alle truppe russe. Anche la regione. Di Briansk è sotto attacco. Zelensky conferma che 74 villaggi di frontiera sono sotto il controllo ucraino, ma spiega non vogliamo annetterli. Intanto prosegue l'operazione di sfollamento dei civili: oltre 120.000. Non abbiamo sete di conquista, ma la guerra è arrivata dalla Russia e Russia deve tornare. Prima Mosca accetterà una pace equa, prima le nostre incursioni finiranno. Fa sapere il portavoce del ministero degli esteri ucraino: l'incursione dell'Ucraina in Russia sta creando un vero dilemma per Putin. E siamo stati in Contatto diretto, costante con gli ucraini fanno sapere dalla Casa Bianca. Se l'offensiva di Kiev nella regione russa di Kursk non piace a Putin, sottolinea il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale statunitense Kirby, c'è una soluzione semplice. Può andarsene dall'Ucraina. Ora ci spostiamo sull'altro fronte, quello medio orientale. Terran ha fatto sapere che soltanto un accordo per un cessate il fuoco potrà congelare la temuta rappresaglia contro Israele per la morte di Ismail Anì. e quindi ora tutti gli occhi sono puntati sul vertice in programma per domani a Doha. La missione in Medio Oriente del segretario di Stato americano Blinken è rinviata e questo l'effetto dell'incertezza legata all'attacco iraniano contro Israele nonostante lo spiraglio aperto, come riferito al Time of Israel, sulla possibilità che la Repubblica Islamica possa rinunciare alla ritorsione per l'assassinio di Anie in caso di successo dei negoziati che riprenderanno a Ferragosto. Si era detto fiducioso anche il presidente Biden. Mi aspetto che un eventuale accordo sul cessato il fuoco a Gaza scongiuri l'attacco iraniano, aveva dichiarato. Ma le Restano distanti. Hamas ha confermato che non parteciperà ai colloqui, ritiene che i negoziati siano ormai impraticabili e che Netanyahu voglia alzare la posta senza fermare realmente l'aggressione. Dal canto suo, il primo ministro di Israele deve però fare i conti con le richieste del suo team negoziale che aspira ad un mandato più ampio. E non cessano neanche le provocazioni della destra religiosa. Contraria ad ogni intesa, il ministro della Sicurezza Nazionale, Benvira, ha pregato con un gruppo di coloni sulla spianata delle moschee. Un gesto Condannato dalla comunità internazionale. Arriva intanto il via libera degli Stati Uniti alla vendita di un pacchetto di armamenti a Israele del valore di oltre 20 miliardi di dollari, mentre le operazioni nella striscia proseguono. Secondo un'inchiesta di Haaretz, unità dell'esercito dello Stato ebraico avrebbero utilizzato palestinesi, scelti a caso come scudi umani. Ora andiamo negli Stati Uniti perché ci sarebbe una nuova grana per Hunter Biden, il figlio del presidente Joe Biden. Secondo il New York Times, infatti, avrebbe chiesto aiuto al Dipartimento di Stato americano quando il padre era vicepresidente per realizzare un progetto energetico in Italia per la compagnia ucraina Burisma, del cui consiglio di amministrazione faceva parte. Secondo il quotidiano, Hunter Biden avrebbe scritto all'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia nel 2016 chiedendo assistenza. I funzionari dell'ambasciatore avrebbero reagito con disagio, secondo l'avvocato del figlio del presidente, invece non si è verificato alcun incontro e nessun progetto si è materializzato. La Casa Bianca invece smentito che il presidente fosse a conoscenza dei fatti. Ora andiamo in Grecia che, eh, si continua, dove si continua a combattere contro decine di focolai cercando di contenere un grande incendio che si è spinto fino ai sobborghi settentrionali di Atene provocando diverse evacuazioni ed anche per ora una vittima. Chilometri e chilometri di terra bruciata, case distrutte, auto carbonizzate. L'incendio che ha colpito la regione greca dell'Attica di Vampato domenica pomeriggio lascia una ferita ben visibile. I vigili del fuoco continuano a lavorare su focolai rimasti attivi per assicurarsi che le fiamme non ripartano. Le previsioni annunciano una ripresa del vento in queste ore, uno degli elementi che insieme alla siccità che ha coperto il territorio di Serpaglie ha contribuito a diffondere gli incendi arrivati fino alla periferia di Atene, devastando 10.000 ettari di territorio e interi quartieri di alcune cittadine e mentre inizia la conta dei danni i residenti fuggiti dalle loro case seguendo gli ordini di evacuazione stanno facendo ritorno in queste ore a quello che resta non c'è stato tempo nemmeno per prendere dei vestiti tutto quello che ho è quello che indosso racconta quest'uomo Il governo del premier Mitsotakis sotto accusa per la gestione dell'emergenza ha attivato un programma di aiuti statali per sostenere cittadini, imprese e aziende agricole Ora parliamo dell'omicidio nel Bergamasco di Sharon Verzeni, la trentatreenne, uccisa in strada con quattro coltellate. Ieri è stato sentito per diverse ore il suo compagno. È stato sentito per oltre tre ore di nuovo come persona informata sui fatti Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata e uccisa in strada a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Insieme all'uomo anche suo padre. I carabinieri hanno svolto doverosi approfondimenti, ha detto il comandante del reparto operativo Riccardo Ponzone, per ricostruire la vita della ragazza, le sue abitudini, le sue frequentazioni. Le indagini si orientano ancora però in ogni direzione. Nessuna pista è stata ad oggi esclusa. Sergio Ruocco non vive più nella casa che condivideva con Sharon Verzeni, a pochi metri dal luogo dove ha perso la vita. L'abitazione è stata posta sotto sequestro e fin da subito Ruocco si è reso disponibile a collaborare con gli inquirenti. L'omicidio, dopo oltre due settimane, rimane irrisolto: non ci sono indagati e l'arma non è stata trovata, seppur la zona dell'aggressione sia stata controllata più volte. Durante le ricerche sono stati sequestrati diversi coltelli, ma ancora non è stato identificato quello con cui. Sharon Verzeni è stata colpita quattro volte: tre alla schiena e una al petto, senza difendersi e, come hanno spesso ripetuto i residenti della zona, senza urlare. Dall'autopsia sul corpo della vittima non sono emersi graffi o ferite che possano far pensare a un tentativo di opporsi all'aggressione. Tra le persone interrogate, anche alcuni condomini delle palazzine più vicine al Civico, dove la donna si è accasciata ormai in fin di vita, chiamando da sola i soccorsi prima di essere raggiunta da alcuni passanti. Sono le testimonianze dei residenti di via Castagnate, oltre all'analisi delle telecamere di videosorveglianza su cui si stanno concentrando le indagini per chiarire gli ultimi momenti prima della morte di Sharon Verzeni, i rumori sentiti, le persone viste, le tracce di sangue, i movimenti magari sospetti nella zona, interrogativi che però ancora non hanno evidentemente risposte sufficienti a chiudere il caso. E sono passati sei anni dalla mattina del 14 agosto del 2018 quando alle 11.36 il ponte Morandi collassò provocando la morte di 43 persone, sono 58 gli imputati, di un processo che vede alcuni reati a rischio prescrizione. Alle 11.36 di oggi Genova si fermerà per ricordare le 43 vittime del Ponte Morandi, una tragedia che, a distanza di sei anni, ancora pesa sulla città. A rappresentare il governo ci sarà il vice ministro delle infrastrutture, Edoardo Rixi. Poco meno di un mese fa, per la pausa estiva, si è fermato il processo che vede 58 imputati tra dirigenti, funzionari e tecnici di Autostrade per l'Italia, Ministero delle Infrastrutture e SPEA, la società che era responsabile delle manutenzioni e delle ispezioni. Le accuse per gli imputati sono omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione di atti d'ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti. Di omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ad oggi sono state celebrate 170 udienze, dalla prima del 7 luglio 2022 all'ultima, quella del 16 luglio di quest'anno. Finora sono state ascoltate complessivamente 324 persone e le udienze sono state trascritte su oltre 16.000 pagine. Sul processo lungo e molto complesso, che dovrebbe terminare tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, incombe la mannaia della prescrizione. Alcuni reati sono già stati prescritti dallo scorso giugno, come i reati di falso ideologico, relativi anche a documenti informatici, ed anche i reati di rifiuto in atti d'ufficio. Ora il calcio, questa sera a Varsavia l'Atalanta va a caccia della prestigiosa Supercoppa europea, l'avversario è il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il vantaggio di non poter sbagliare formazione, una battuta quella di Gian Piero Gasperini che però inquadra alla perfezione la situazione dell'Atalanta alla vigilia della gara più importante della storia del club Nerazzurro. A Varsavia la squadra di Gasp sarà chiamata a un'altra impresa, questa volta contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti nella finale di Supercoppa europea, sfida a cui arriva con gli uomini contati e senza i suoi pezzi da 90. Mancheranno gli infortunati Scalvini, Scamacca, Toloi e probabilmente anche Zagnolo, in forte dubbio. E gli ammutinati Tore e Com Miners. Quest'ultimo vittima del mercato, secondo Gasperini. L'olandese ha puntato i piedi per andare alla Juve e non è stato convocato. E se Gasp parte dal vantaggio di non poter sbagliare la formazione, Carlo Ancelotti qualche problemino in senso opposto in effetti ce l'ha. Il tecnico italiano ha l'imbarazzo della scelta, dubbi sull'impiego dal primo minuto della nuova stella Kylian Mbappé. Certi del posto da titolare, Jude Bellingham e Vinicius, quest'ultimo fresco pallino dei sauditi, pronti a pagare la clausola rescissoria al Real di un miliardo di euro. Per l'attaccante sarebbero pronti 350 milioni. Un possibile affare stellare, alla vigilia di una supercoppa storica. Sarà la cinquantesima edizione. In caso di vittoria dell'Atalanta sarebbe la prima per gli orobici e per l'Italia la prima dal 2007, quando proprio Ancelotti la conquistò alla guida del Milan. Un successo dei Blancos invece farebbe del Real, la squadra più vittoriosa della competizione, davanti al Milan e al Barcellona. Prima di chiudere un aggiornamento sul fronte russo-ucraino eh, lo sapete, gli ucraini stanno avanzando sul territorio della federazione russa e Mosca ha fatto sapere che le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa quattro missili tattici e 117 droni ucraini sul territorio della federazione. Bene per questo telegiornale è davvero tutto dopo di noi il meteo, a seguire tornano Marianna Aprile e Luca Telese con in onda il prossimo telegiornale alle 13.30. Tutti voi una buona giornata e arrivederci.